Buonasera a tutte e a tutti, sia a voi che siete qui in sala, sia a chi ci segue da remoto. Oggi pomeriggio ho il piacere di presentare il professor Stefano Genzini, che mi permetto di definire un amico dell'Istituto, che collabora da anni con l'Istituto e terrà oggi e domani mattina, quindi l'orario, attenzione, è leggermente diverso dal nostro solito, un seminario di due incontri appunto tra linguistica e filosofia del linguaggio, momenti della cultura italiana del Novecento. Oggi pomeriggio il tema affrontato sarà Croce la linguistica italiana tra positivismo e idealismo e domani alle ore 10 cominciamo. Abbiamo invece un tema temporalmente successivo, infatti si parlerà di Antonino Pagliaro, Tullio De Mauro e gli inizi della filosofia del linguaggio. Stefano Genzini è molto noto, uno studioso di filosofia del linguaggio, ordinario appunto di filosofia del linguaggio alla Sapienza Università di Roma e quello che mi preme sottolineare è il fatto che lo studio del linguaggio da parte di Genzini avvenga non in una prospettiva storica o anche in una prospettiva storica. E ne sono testimonianza appunto i due incontri di questo ciclo seminariale. Do subito la parola al professor Genzini, che parlerà quanto lo riterrà opportuno, e poi apriremo il dibattito con domande che possono essere fatte non solo da voi che siete qui in sala seminari, ma anche da chi ci segue da remoto e che prego, se vuole intervenire, di scrivere in chat prenotandosi. Grazie e grazie Stefano della tua partecipazione. Grazie a voi. Permettetemi di confessare una certa emozione nel tornare a così, dietro questo tavolo dove in un periodo della mia vita mi trovavo spesso quando insegnavo all'Istituto Universitario Orientale, c'era tutto un giro di amici, collaboratori, colleghi che fisiologicamente si ritrovava qui in istituto. Poi sono cambiate tante cose, c'è stato anche un periodo lungo di chiusura e quindi confesso è molto bello poter ricominciare anche dal vivo questa collaborazione. Dunque, il mio compito è di illustrarvi a grandi linee in che modo nel nostro paese nel corso del Novecento si è via via affermata una prospettiva che possiamo chiamare propriamente filosofico-linguistica, non semplicemente glottologica o linguistica. Bisogna sapere anzitutto che questo, in termini istituzionali, è accaduto relativamente poco tempo fa. Cioè il primo insegnamento di filosofia del linguaggio fu acceso a Roma nel 1955-56, per chi è interessato alle cose accademiche fu acceso come incarico, cioè non come posto di ruolo, ma come appunto un affidamento di compiti didattici che si rinnovava anno dopo anno. Ne seguì un altro a Messina, non ho detto, ma poi torneremo su questo, che il primo professore di filosofia del linguaggio fu Antonino Pagliaro, uno dei protagonisti dei discorsi di questi due giorni. Un altro se ne aprì a Messina per Lia Formigari, che appunto tra i filosofi del linguaggio con interessi storici è un po', come dire, la decana di questi studi. E un terzo ancora a Padova per Renzo Piovesan, che iniziò in quella posizione la tradizione, come dire, analitica della filosofia del linguaggio. Questo sarà un po' il punto d'arrivo del nostro discorso, che comincia però parecchio prima. E come ideale punto di partenza, ma che a sua volta, come vedremo, ha dei presupposti, e prendiamo Croce, il grande Croce, che reimmette
nel dibattito linguistico, diciamo proprio agli inizi del Novecento, con una memoria e poi col suo grande, notissimo libro L'Estetica, il peso, il ruolo di una visione filosofica del linguaggio. Fa questo perché naturalmente esisteva nel nostro paese, come altrove, una riflessione prettamente linguistica, no? Esisteva una disciplina con varie denominazioni, da università a università, la prevalente era storia comparata delle lingue classiche e neolatine, che poi si trasformò attraverso la denominazione invalsa abbastanza presto di glottologia. La parola glottologia era l'adattamento italiano della Sprachwissenschaft dei maestri tedeschi, no? Dietro queste etichette c'era una certa idea di linguaggio che adesso vorrei brevemente ricostruire, e per proprio potervi esporre in che modo l'intervento di Croce cercò di dare una direzione diversa a questo filone di studio. A questo fine mi servirò di una presentazione che ho preparato e che mi sgraverà del compito di citare testi, quindi scusatemi, profitto subito per entrare in condivisione schermo sperando di non sbagliare. Dunque dovrebbe essere questo. Ecco, sì, esattamente. Questo sarebbe bello, vediamo se riesco a fare la pagina intera. Clicchi qua, viene. Pagina intera, questo? No, a destra. Ecco, perfetto. E io invece mi devo muovere così, perfetto. Allora, cominciamo quindi una nostra ricostruzione storica. Prendiamo come anno di partenza l'anno stesso dell'Unità d'Italia, il 1861. Perché è un anno chiave? Perché la cosa ha un interesse anche storico-istituzionale. In quell'anno venne inaugurata la prima cattedra di linguistica d'Italia. È il caso di dire che la classe dirigente di quel tempo aveva un alto senso della centralità degli studi superiori in Italia e anche molto coraggio. Il professore che venne nominato dal ministro senza concorso, per così dire, grazie a Dio, Isaia Ascoli, era un 32enne, senza neanche la laurea. Un formidabile autodidatta, cresciuto in un coltissimo ambiente ebraico e già noto internazionalmente, ma non un titolato accademico. Voglio anche ricordare che poco dopo venne nominato professore di eloquenza, professore ordinario di eloquenza nell'Università di Bologna, un 25enne Giosuè Carducci. Quindi Ascoli aveva 32 anni, Carducci 25, ragazzini nel lessico gerontocratico. Come? Dico, siete primo. Ma ci siamo prima depressi noi, no? Naturalmente, quando si pensa all'età media dei professori in Italia, insomma, ma non solo in Italia, va detto, no? E questo è interessante, io ci dedico un attimo, perché il ministro in questione era Terenzio Mamiani, tra l'altro non uno spericolato innovatore, un saggio ed equilibrato intellettuale e politico della vecchia generazione. Però insomma era molto interessante quest'idea che bisognasse costruire un pezzo dell'Italia unita a partire dalle sue università, a partire da alcuni centri superiori di studio, e che per fare questo bisognava avere anche il coraggio di fare delle scelte innovative. Ascoli, nel caso della linguistica, a questo elemento dell'investimento che ho citato si aggiunge un dato molto curioso.
Ascoli e i primi altri grandi professori di linguistica, diciamo così per semplicità, del nostro paese erano spesso uomini dei confini, nel senso che venivano come nascita, come storia personale, dai bordi dell'Italia. Ascoli era nato a Gorizia, che al tempo era Austria, anche se di nazionalità largamente italiana, era sotto l'Austria. E un altro grande professore che può essere interessante ricordare è Matteo Bartoli. Questo è un po' più noto forse perché fu il maestro di Antonio Gramsci. Veniva dalla Dalmazia, cioè da territori borderline, come oggi diremmo, addirittura non sotto lo Stato italiano, ma vincolati all'Italia, come dire, da legami non politici, ma tra virgolette nazionali, cioè di appartenenza nazionale, diciamo così, culturale. Ecco. Ascoli è uno di questi. Questa condizione curiosa, biografica, di essere uomini dei confini, ha un senso preciso, perché, lo dico anche come amicizia il collega qui presente, la linguistica era cosa tedesca. Cosa tedesca è un'espressione in realtà piuttosto dispregiativa che amava utilizzare Niccolò Tommaseo, il noto autore del Tommaseo Bellini, cioè il primo grande dizionario storico della lingua italiana e il famoso dizionario dei sinonimi che mi hanno detto ancora ogni tanto circola nelle scuole. Cosa tedesca, Tommaseo non lo vedeva tanto con piacere, ma era così. Perché la linguistica, quella che oggi chiamiamo linguistica, si era imposta a partire dagli anni 20 dell'Ottocento come una salda disciplina accademicamente riconosciuta e dotata di un proprio apparato tecnico di primissimo ordine. Ricorderò poi dopo qualche nome. Tutti questi uomini dei confini erano familiarissimi con la lingua tedesca, la conoscevano per vie pressoché native. E questo è un aspetto che non va trascurato, perché permise loro di avere non soltanto confidenza linguistica con questa letteratura che era tutta naturalmente in tedesco, ma confidenza culturale, nel senso di appartenere a una stessa humus, di avere frequentazioni negli ambienti universitari e culturali di questa Europa centrale, in cui spiccavano il mondo prussiano e il mondo austriaco, naturalmente, e che, come è ben noto, avevano una organizzazione culturale e anche scolastica che fece modello in quel periodo storico. Quindi Ascoli nel 61 diventa cattedratico di grammatica delle lingue classiche orientali, questo è il nome della disciplina su cui viene cardinata. Poi Ascoli cambiò 3-4 volte la denominazione, a un certo punto la chiamò proprio anche linguistica e poi da ultimo glottologia, quindi aveva uno spirito innovativo. Prima di lui c'era stato ben poco. Ci sono tre nomi da citare, molto importanti, ma sono, come dire, poco più che almeno due su tre geniali dilettanti. Bernardino Biondelli, che non è mai stato un accademico linguista, che aveva cominciato a realizzare un atlante linguistico d'Europa cercando appunto di emulare i tedeschi, che aveva pubblicato un saggio sui dialetti gallo-italici inaugurando, come dire, la dialettologia italiana. E poi il grande Cattaneo, poligrafo, uomo di straordinario impegno sia educativo sia scientifico a 360 gradi, che, questo non tutti lo sanno, ci ha lasciato alcuni scritti linguistici di altissimo livello. In particolare questo saggio sul principio storico delle lingue europee, accolto nel suo Politecnico nel 1841, che era una recensione al primo volume dell'Atlante linguistico del Biondelli, un saggio di straordinario
interesse storico, dove la tematica del linguaggio si, come dire, si addensa e si sostanzia di un grandissimo respiro storico, storico-culturale e anche con un'attenzione specifica alla particolare configurazione etnica dell'Italia, che non è una nazione in senso tradizionale, ma appunto, come fu detto, un aggregato di popoli, di storie, di tradizioni a cui Cattaneo prestava moltissima attenzione. Terzo nome da ricordare è quello di Giovanni Flechia, torinese, il più professionale, diciamo così, di questi nomi, autore precocemente di una grammatica sanscrita che naturalmente echeggiava, no, i primi grandi tentativi di analisi del sanscrito prodotti dai grandi studiosi tedeschi. Devo ancora ricordare un dato che può non essere ovvio per tutti. Ascoli, oltre a impartire le sue lezioni, si munisce di un formidabile strumento, come dire, di dispositivo culturale di appoggio, una rivista, un po' come farà Croce 40 anni dopo con La Critica. Ascoli fonda l'Archivio Glottologico Italiano, il cui primo numero esce nel 1873, è tutt'oggi attiva questa rivista, anche se naturalmente molto mutata. Questa rivista, che avremo modo di ricordare, diventa la palestra di tutti i giovani linguisti italiani sotto lo sguardo severo, senza sconti del fondatore, no? Le immagini che abbiamo di Ascoli, questa è una delle più dolci che ho trovato, ci ribadiscono la fama che lui aveva di un correttore implacabile degli errori e delle trascuratezze dei suoi alunni, ma anche di un maestro generosissimo che rivedeva, o ce ne fossero ancora oggi, fino alle virgole degli interventi che ospitava. E tra i suoi collaboratori privilegiati mi fa anche piacere ricordare Francesco Dovidio, no? Che è una figura importante a Napoli, che va ricordata perché è stato professore di lingue e letterature neolatine proprio in questa università e che fu molto molto vicino all'Ascoli. Ora, la cosa interessante che va evocata per capire un po' il senso di questa impresa della linguistica è che, ripeto, la data di nascita è il 61, l'archivio esce nel 73 e intorno ad Ascoli cominciano ad affluire i giovani glottologi in formazione che imparano il mestiere sulle colonne dell'archivio e nei primi incarichi universitari che Ascoli in qualche modo cerca di organizzare. Il campo su cui la nuova rivista si va qualificando è un campo di grande interesse perché era un campo inesplorato. Lasciate cadere abbastanza presto le ricerche tipicamente indoeuropee, che erano il lascito e il legame più forte col mondo tedesco, Ascoli si dedica ai dialetti italiani. Con un grande programma di lavoro individuale e collettivo di recupero, di analisi, di conoscenza di quelle che erano le tradizioni linguistiche della penisola italiana. Bisogna insistere su questo plurale, no? Perché come Ascoli mostra in quel saggio L'Italia dialettale che aveva pubblicato sull'Enciclopedia Britannica nell'82, l'Italia è un coacervo di linguaggi molto complesso, dove può capitare che un calabrese, un piemontese che per caso si incontrino e che non abbiano nessun altro strumento di condivisione possono non capirsi, cioè la distanza fra i dialetti può essere tale da portare alla radicale incomprensione, no? Si parla naturalmente di questi anni. E non a caso Ascoli, che aveva molto a cuore, come dire, la diffusione della lingua italiana come lingua nazionale, come strumento di comunicazione,
aveva questa idea di un potenziale bilinguismo degli italiani, dove la scuola rispettasse i dialetti e ne facesse il punto di partenza per l'apprendimento dell'italiano, ma tornerò su questo aspetto. Quindi in un suo saggio famoso che citerò affiora questa frase: tenere i nostri figliuoli quasi bilingui. Non è una colpa, non è un errore, ma al contrario può essere un grande punto di forza di questo paese, che è altra cosa rispetto alla Francia, dove vige da sempre una omogeneità di lingua, di organizzazione sociale, di mentalità legata alla storia centralistica di quel paese, laddove l'Italia non è storicamente un paese centralista, ma un paese plurale. Mio maestro tanti anni fa scrisse un libro il cui titolo mi è sempre piaciuto moltissimo, L'Italia delle Italie, Massimiliano se lo ricorderà. Ecco, questo titolo era un titolo profondamente ascoliano, no? E lo sapeva benissimo. Ecco, ma dicevo, questo lavoro, questo tentativo di recupero della storia d'Italia attraverso i dialetti, della storia, attenzione, e della cultura, delle culture d'Italia attraverso i dialetti, è un capitolo, io ho usato questa espressione, di un bisogno di storia largamente diffuso, che è tipico di tutta una generazione. Voi sapete, però è opportuno che io lo ricordi, che proprio in questi anni, grosso modo a cavallo del 70, si afferma in Italia la cosiddetta scuola storica, cioè un vasto movimento di studi volta a raccogliere materiali, a compulsare archivi mai fino ad allora compulsati, a raccogliere documenti, notizie, elementi biografici sugli autori, i testi, le tradizioni popolari del mondo italiano. La scuola storica ebbe alcuni campioni molto noti, come Michele Amari, grande studioso del mondo siciliano, come, di nuovo torniamo a Napoli, Pasquale Villari, che è stato colui il quale, adesso dico così un po' scherzando, si è inventato la questione meridionale, nel senso che ha dedicato a questa osservazioni interessantissime, importantissime, che ha messo davanti, che ha messo sotto il naso, per così dire, della classe politica del suo tempo. Questi autori si richiamavano idealmente, a volte non in modo strettamente tecnico, ma idealmente a una generale afflato positivistico, o per meglio dire positivo, come usava a dire Villari, no? Dove si intendeva con questo termine un ritorno al dato, alla concretezza, no? Al documento. Quindi liquidando questi approcci retorici o fantasiosi alla tradizione come dire, andando a reperire, accumulare, organizzare dati conoscitivi. Si potrebbero fare esempi anche da altri ambiti, due soltanto doverosi: il campo degli studi letterari, dove primeggia Alessandro D'Ancona e dove a partire dall'83 nasce la prima grande rivista letteraria italiana, il Giornale Storico della Letteratura Italiana, diretta da Graff, Novati e Regnier. E ancora gli studi sulle tradizioni popolari. Tommaseo era stato il primo negli anni 40, ma adesso c'è una fioritura di studi di primissimo livello che vanno a dissodare tutto il terreno delle canzoni, dei proverbi, delle narrazioni, delle musiche popolari. Recentemente mi è capitato di partecipare a un convegno su Gramsci e Pasolini e quindi sono andato a rileggere quel bellissimo saggio di Pasolini del 55, se non ricordo male, sulla poesia popolare, no? Dove Pasolini con grande probità indicava l'inizio di questi studi negli uomini che vedete qui citati, in Costantino Nigra per il Piemonte, Giuseppe Pitré per il mondo siciliano e via, e anche toscano e via discorrendo. Quindi un grande ritorno alla storia e anche un grande ritorno alla cultura popolare, come allora veniva chiamato, cioè alla storia degli umili, che non è, come dire, rispecchiata dal
libri famosi, ma è rispecchiata in narrazioni, in leggende, in canti e così via. Ecco, di questo bisogno di storia fa parte la linguistica e fa parte questo programma di, diciamo, di scienza dialettologica che Ascoli propone. Qual è lo stile della prima linguistica italiana? È uno stile che si rifà larghissimamente a ciò che nella letteratura del tempo si usa chiamare il modello tedesco. Abbiamo già accennato a questo. Così, per completezza di informazione, vorrei ricordare che c'era stata una schiera di studiosi straordinari che avevano mosso dal tema dell'indoeuropeo, cioè dal fatto che le lingue non solo d'Europa ma di parte dell'Asia sembravano annodarsi, avere un'origine comune in un archetipo non attestato, una lingua di cui non restavano documentazioni dirette, ma che doveva essere presupposta per poter spiegare le convergenze fra queste lingue, no? Quindi fra il latino, il greco, l'inglese, il danese, lo svedese e così via. Questo archetipo non attestato era appunto il cosiddetto indo-europeo. E intorno a questo archetipo, sforzandosi di ricostruirlo e di derivarne i percorsi di trasformazione con cui esso aveva dato luogo all'assetto linguistico d'Europa, si confrontano i grandi studiosi degli anni, diciamo, dal 20 in poi, no? E qui vedete menzionato Franz Bopp, col quale per molti anni è stato d'uso far cominciare la storia della linguistica, impropriamente, ma è stato un uso molto naturalmente Friedrich Dietz, che molto precocemente aveva isolato nel campo dell'indoeuropeistica un filone a lui caro e che poi fu fondamentale per gli italiani, quello delle lingue romanze. Schleicher, notissimo e interlocutore di Darwin, tra l'altro, che offrirà una sorta di sintesi metodologica e tecnica intorno alla metà del secolo, che naturalmente ebbe un ruolo molto importante. Va ricordato, perché questo ci servirà per il prosieguo, che c'era stato un Altvater in tutta questa storia, un grande iniziatore. Questo iniziatore, che non compare nella lista che io ho dato, era Wilhelm von Humboldt. Humboldt è morto nel 1835, aveva lasciato un'opera straordinaria, la cosiddetta introduzione all'opera sul Kavi, sulla lingua Kavi, che aveva per premessa un intero libro di grande teoria e filosofia del linguaggio, una giustificazione razionale e filosofica del perché le lingue sono diverse fra di loro, di come la diversità delle lingue sia connaturale al fenomeno, sia fisiologico al fenomeno linguistico, e le spiegazioni, come dire, come oggi diremmo, cognitive e filosofiche di ciò. Humboldt era, per un verso, discendente, per così dire, di Kant, per un altro era un formidabile linguista empirico. Non so se sapete che nel suo Nachlass sono stati ritrovati gli schizzi di ben 50, giù di lì, grammatiche di lingue più o meno sparpagliate per il mondo, quindi un formidabile conoscitore di lingue, un formidabile comparatista di lingue. Ecco, è molto interessante questa fisionomia professionale in cui il linguista empirico, il ricercatore, si sposa col filosofo e, come dire, le due componenti si alimentano l'un l'altro. Va detto questo perché nella linguistica ottocentesca questa combinazione poi non si ritrova. Lo Humboldt filosofo trova radi continuatori, in particolare nello Steintal e in pochi altri, mentre lo Humboldt, come dire, Sprachwissenschaftler, cioè linguista
empirico è quello che, a cui si ispira tutta questa trama di ricerche di straordinaria importanza che ho menzionato. Godendo del fatto di essere un personaggio politico anche importante in una certa fase della sua vita, Humboldt nel 1820 impone all'Università di Berlino la fondazione della prima cattedra di grammatica comparata e ci mette su, per così dire, Franz Bopp, l'autore che ho poc'anzi menzionato. Va ricordata questa centralità di Humboldt, io amo spesso ricordarla anche ai miei alunni, perché noi oggi assistiamo in un certo senso alla fine del modello di studio universitario che lui aveva divisato nella sua visione dell'università, no? Fondato sulla Selbstständigkeit dello studioso, sull'autonomia dello studioso e sulla sua Freiheit, sulla sua libertà, sul carattere indipendente e nel senso migliore della parola gratuito della ricerca, sul carattere disinteressato della ricerca. Sono due linee di ispirazione con cui è cresciuta questo tipo di studi. Siamo forse cresciuti noi, almeno noi che abbiamo parecchi anni in più, purtroppo, ed è un modello che adesso sta tramontando e quindi è opportuno perlomeno sapere che c'è stato. Ma torniamo alla linguistica. La fase matura di questo modello tedesco è rappresentato intorno al 1876-78 da un gruppo di ricercatori dell'Università di Lipsia, noti con l'appellativo di Junggrammatica, neogrammatici. No? Osthoff e Bruckmann sono i due corifei fondamentali di questo stile. Qual è il contributo centrale di questi studiosi? È importante dirlo perché proprio su questo emergeranno le criticità che qui ci interessano. L'idea degli Junggrammatica è che un'idea che in parte riprendono da Schleicher è che il linguaggio, badate, quando parliamo di linguaggio parliamo della lingua nel suo aspetto fisiologico, lingua parlata, sia un organismo sostanzialmente naturale, quindi sia un organismo nel quale si riflette il bios dell'essere umano. E come si trasformano le lingue? Si trasformano eminentemente attraverso delle leggi fonetiche, le quali operano in maniera costante, necessaria e priva di eccezioni. Il cuore dell'insegnamento dei neogrammatici è infatti la cosiddetta teoria della ineccepibilità delle leggi fonetiche. Naturalmente fate caso che questo tipo di ricerca si concentra non sul versante interno del linguaggio, non sull'area semantica che ancora per alcuni decenni non verrà presa in considerazione, ma sul suo aspetto esterno, sul significante, come oggi diremo, o per meglio dire sulla fonia, no? Sull'aspetto realizzativo del significante. Così, per fare soltanto un esempio, il consonantismo delle varie lingue germaniche sarebbe stato soggetto nelle sue trasformazioni, in Inghilterra, nel mondo anglosassone, in Germania e così via, a delle cosiddette rotazioni, le quali agiscono in maniera appunto regolare e ineccepibile. Se si trovano delle eccezioni a queste leggi, questo è perché i parlanti hanno in qualche modo interferito col processo naturale costruendo delle analogie, no? Cioè omologando delle forme che quindi, come dire, sostituiscono nei margini al naturale processo storico di trasformazione la psicologia dei parlanti. Questa era un po' l'idea degli Junggrammatica, quindi una visione tendenzialmente naturalistica del fenomeno linguistico supportata da una imponente tecnicizzazione, no? Se
andiamo ancora oggi a mettere il naso nelle opere di questi studiosi, siamo letteralmente travolti dalla quantità dei dati che mettono a disposizione, dalla eccezionale capacità di lavoro che questi uomini avevano. Dico uomini perché erano tutti uomini di fatto, non per motivi di genere, insomma, no? Il periodo non lasciava spazio a cose che oggi ci stanno molto care, naturalmente. Insomma, ecco. Quindi voglio dire, un vero monumento di materiale linguistico che si offriva agli emuli stranieri, in particolare agli italiani, come una sorta di modello epistemologico. A questo quadro bisogna ancora aggiungere un dettaglio. Naturalmente arriveremo a Croce, concedetemi la fiducia di aspettare ancora qualche minuto. Nel caso specifico italiano, la linguistica non fu soltanto una disciplina accademica, nel senso che abbiamo detto, fu anche una disciplina di battaglia politico-culturale, no? Come aveva detto D'Azeglio, se davvero lo ha detto, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, e quindi ci si accorse che bisognava possibilmente fare l'italiano, cioè non che non ci fosse l'italiano, l'italiano era naturalmente la lingua della scrittura, questa lingua della scrittura era sostanzialmente il fiorentino letterario tramandato nei secoli, è solo che all'atto dell'unificazione, questo italiano fiorentino, come ha spiegato per primo De Mauro in un suo libro famoso, era parlato da 600.000 persone su 22 milioni di cittadini italiani, quindi era una lingua straniera in patria. E naturalmente bisognava fare qualcosa per questo gigantesco problema. Anche qui bisogna dare atto alla classe dirigente del tempo di essere stata una signora classe dirigente, perché ministro Emilio Broglio, uomo peraltro certamente non un democratico, un uomo della destra storica, piemontese, prese la briga di vedere se si poteva risolvere questo problema e affidò, adesso non voglio farla lunga, a una commissione presieduta da Alessandro Manzoni il compito di fare delle proposte per questa unificazione linguistica dell'Italia. La cosa fu abbastanza controversa, Manzoni litigò con i fiorentini, tante cose su cui adesso non sto a insistere, ma sta di fatto che venne fatta una proposta. Questa proposta era l'autore dei Promessi Sposi, che aveva andato a risciacquare i suoi panni in Arno, come ricorderete, no? Che quindi si era tuffato nel fiorentino per imparare l'italiano, quell'italiano che dichiarava di non sapere, e Manzoni suggerì di generalizzare a tutta l'Italia la sua esperienza, quindi insegnanti fiorentini o educati a Firenze, da spedire in tutta Italia, corsi di aggiornamento per i maestri perché si fiorentinizzassero, perché dovete considerare che i maestri, insomma, la scuola non era in grandi condizioni durante l'unità, nei periodi dell'Unità d'Italia, cioè erano, specialmente nelle regioni centro-meridionali, le scuole erano poche, con insegnanti assolutamente non preparati, gli edifici erano cadenti, la didattica si svolgeva in situazioni miserande. Cose andavano meglio nel Lombardo-Veneto, naturalmente, dove c'erano stati gli austriaci, insomma, ecco, dove le regioni erano più potenti anche economicamente. Quindi era un po' un disastro questa, la situazione della scuola, in particolare dell'insegnamento dell'italiano. E quindi Manzoni si immaginò che lo Stato fosse in grado di fare una grande politica linguistica alla francese, per così dire, no? Così come era stato fatto dopo la rivoluzione in Francia. Quindi fare, come lui disse, guerra ai dialetti, generalizzando l'uso del fiorentino nella scuola, con mezzi, con insegnanti, con un investimento di risorse importante e con un vocabolario, dell'uso fiorentino. Va detto, perché è interessante, che sia Manzoni sia il suo contraddittore, qui vedete Ascoli in un'altra cupissima foto degli anni relativamente giovanili, entrambi si illudevano che lo Stato italiano avrebbe, come dire, messo sulle sue spalle il problema della scuola, con una scelta, anzitutto finanziaria, di alfabetizzazione del popolo. Questo era il problema centrale.
no? Non c'era soltanto il problema di avere bravi insegnanti universitari, bisognava anche alfabetizzare il popolo. Le classi subalterne, come oggi diremo, sognavano entrambi. Ma nel frattempo il dibattito si accese, Ascoli intervenne con la sua maniera sulle posizioni di Manzoni e spiegò che non se ne parlava proprio, che questo modello fiorentinizzante centralistico forse poteva essere stato buono per la Francia, perché lì c'era Parigi, perché la Francia era la Francia, ma certamente non si adattava all'Italia, dove non c'era mai stata una capitale che avesse il prestigio delle grandi capitali metropoli europee, non c'era stata Parigi, non c'era stata Londra, no? E dove la realtà era di un paese estremamente disunito, ma disunito anche nel senso positivo, nel senso di un paese plurale, diverso, ricco di tradizioni molto molto diverse. E quindi bisognava, e qui torniamo al punto che mi premeva a dire, bisognava ispirarsi piuttosto al modello tedesco. Al modello tedesco che, questo è interessante ancora oggi, era forse quello più analogo al caso italiano, perché anche in Germania non c'era unità, come ben sapete, siamo alla fine degli anni 60, primi anni 70, non c'era unità, o per meglio dire questa unità era stata conquistata soltanto con la guerra franco-prussiana del 1870, ma c'era qualcosa di estremamente interessante, e cioè c'era una lingua nazionale condivisa dal popolo, comune al popolo e alle élite, perché la Germania, pur non avendo avuto strutture politiche unitarie, pur non avendo avuto una capitale, aveva avuto una vita culturale unitaria. E questa vita culturale unitaria si, come dire, originava dalla Riforma protestante, quando la Riforma, per motivi inerenti alla stessa dottrina, aveva promosso l'alfabetizzazione dei contadini, perché ogni uomo e ogni donna deve poter leggere il testo sacro con le sue forze, laddove la Chiesa italiana era stata storicamente nemica dell'alfabeto. La liturgia si teneva in latino e ancora di recente la civiltà cattolica si era espressa ferocemente contro l'idea manzoniana di allargare la conoscenza dell'italiano. C'è un articolo famoso in cui il redattore della Civiltà Cattolica dice che insegnare l'italiano a branchi di zotici contadinelli, sto citando, era per larga misura un voler lavare la testa all'asino, quindi non aveva letteralmente senso. Addirittura c'era il rischio che, altra citazione testuale, di seminare vento e di raccogliere tempesta, perché poi questo popolo istruito si potrebbe anche far venire delle strane idee e funzionare da fattore di instabilità sociale. Ecco, Ascoli, lontanissimo da questa prospettiva, guarda al mondo tedesco, e ci poteva essere un elemento di mito, ma c'era anche molto di verità, come a una possente struttura in cui alla debolezza dello Stato centrale sopperiva la grande organizzazione della società, no? Quella che lui chiama la densità della cultura, no? Cioè un mondo in cui il maestà di una bottega è anche un maestro di lingua, nel senso che esercita una funzione educativa sui suoi operai, e dove, dice Ascoli, esistono gli operai dell'intelligenza. Chi sono gli operai dell'intelligenza? Sono gli insegnanti, i quali assolvono questa funzione di tessuto connettivo tra l'alta cultura e il popolo. Ora, questo mito tedesco è un dato storico e politico molto interessante, perché è in quegli anni, appunto con gli esiti della guerra franco-prussiana, che si assiste in Europa a una clamorosa trasformazione di leadership, con la sconfitta delle armate napoleoniche, e con la vittoria della Prussia e la conseguente unificazione nazionale della Prussia,
la Germania diventa di fatto il paese di riferimento nell'Europa centrale, sostituendo quella che era stata per noi la nostra tradizionale, come dire, il nostro tradizionale modello di cultura, di lingua, di stile di vita, cioè il mondo francese. Cito qui due o tre frasette riprese appunto da Ascoli: la salda unità intellettuale e civile della Germania, nella scuola, nella stampa, nell'intera operosità sociale che è tutta alimentata da culta parola, cioè la lingua tedesca, lo Hochdeutsch, che diventa però lingua di tutti, l'officina germanica, gli operai dell'intelligenza, no? Quindi questa, mi ha sempre affascinato questa immagine, qualche modo, dell'industria, no? Dell'operosità, no? La lingua tedesca, effetto e strumento di tal facoltà collettiva di pensiero e di lavoro. Devo dire, perché questo è interessante, che più o meno negli stessi anni il mondo tedesco aveva altri grandi fan proprio qua, in un ambito culturale assai lontano da quello dei linguisti, e cioè nel mondo di Bertrando Spaventa e del giovane Croce, i quali come dire, acquartierano a Napoli e in parte dell'Italia meridionale per la prima volta la filosofia di Hegel e diffondono la conoscenza della lingua e della cultura tedesca. Questo è un dato che va tenuto presente perché, come vedremo, il grande contrasto che poi si aprirà tra Croce e la linguistica non riguardava però questo punto, non riguardava cioè l'idea e l'esigenza di costruire una cultura nazionale italiana fondata sull'operosità, no? Sulla interazione, sulla mobilitazione e sulla interazione dei ceti intermedi ed alti. Ora, Croce, come ho detto, entra in ballo esattamente nell'anno 1900 con una memoria presentata, se non sbaglio, all'Accademia Pontaniana, che poi citerò, e come vedremo, fin dalla sua prima uscita, lancerà delle bordate terribili contro la linguistica tradizionalmente intesa. Va detto che nell'atmosfera intellettuale europea in cui si prepara questa scesa in campo di Don Benedetto, di fatto cominciano a emergere delle voci che almeno embrionalmente incrinano questa compattezza, questa solidità, questa potenza così del modello epistemologico della Sprachwissenschaft tedesca. Sono due le esperienze che vale la pena citare. Una è quella di un grande romanista austriaco che si chiamava Hugo Schuhart, il quale scende in campo sollevando fierissimi dubbi sulla cosiddetta ineccepibilità delle leggi fonetiche. Perché, dice Schuhart, queste sembrano rappresentarci degli organismi linguistici che vanno per conto loro, per così dire, in automatico. Ma non è così, perché le comunità umane vivono di interferenze, vivono di contaminazioni. Schuhart è il primo a essere attirato da quegli incroci di idiomi che avvengono, per esempio, nell'universo coloniale, e che suscitano derive nella storia delle lingue del tutto imprevedibili alla luce delle, se le lingue fossero soltanto, no, il susseguirsi di leggi fonetiche. Infatti, vedete questo suo articolo seminale, no, über die Lautgesetze gegen die Junggrammatica, no, contro le leggi fonetiche, sulle leggi fonetiche contro gli Junggrammatica. L'altra voce critica viene dalla Francia e dalla Svizzera, dove un gruppo di linguisti
che, come dire, avrà come suo punto d'arrivo un nome molto celebre, credo anche noto ai non addetti, quello di Antoine Meillet, un gruppo di linguisti suggerisce e comincia a lavorare studiando il fenomeno linguistico nella sua dimensione geografica, cioè privilegiando rispetto alle leggi interne di dinamica del linguaggio la collocazione spaziale dei fenomeni linguistici, studiando cioè come un determinato fenomeno si possa imporre su un altro fenomeno. Per esempio, una parola può uscire dal suo ambito naturale e andare a sovrapporsi a quella di una regione vicina attraverso dinamiche che non hanno niente a che fare col meccanismo naturale del linguaggio, ma che hanno a che fare con fattori di prossimità geostorica e quindi geopolitica. No? Cioè, questo gruppo di linguisti, tra cui primeggia Jules Gilleron, cominciano a capire e a farne tesoro dal punto di vista scientifico che nella vicenda delle lingue giocano fattori di prestigio. Questa è una parola chiave del dibattito che naturalmente confligge in modo radicale con la idea naturalistica tipica degli ungrammatici. Il prestigio è un fattore culturale. Una varietà linguistica o anche una semplice forma può rivaleggiare e imporsi ad altre grazie al prestigio che esercita. No, pensate, ma queste sono cose ovvie, pensate al Settecento italiano, è pieno di francesismi perché l'Italia subisce il fascino culturale, le mode di Parigi. No? E c'è tantissime parole del nostro lessico, sia dell'abbigliamento, sia della gastronomia, del mobilio di casa, ma anche le parole del lessico politico sono di provenienza francese. Parole perfino come patriota e nazione rientrano, che sono parole latine, rientrano in Italia col senso dei giacobini. O pensiamo oggi naturalmente al prepotente influsso esercitato su di noi dall'anglicismo, no? Questo è sotto gli occhi di tutti, no? Anche nonostante se ne dicano tante sulla sensatezza di arginare un po' questo fenomeno di emulazione spesso spinto anche agli eccessi, l'anglicismo ha una potenza che sembra inarrestabile e ne fanno uso anche tutti coloro, e tra questi io, che avrebbero qualche desiderio di maggiore castità nell'accoglienza di questi fuori. Questo è il prestigio, no? Quindi voi capite come la variabile prestigio introduce un elemento di novità sostanziale nel dibattito. Ecco, questa che vedete qui è una carta, è una cosiddetta carta linguistica, no? Che vi fa vedere proprio in modo plastico come lavorano questi studiosi. Vedete, ogni colore corrisponde all'espansione di una forma linguistica, no? E quindi si può vedere come un fenomeno fonetico o una parola, no? Lentamente esorbita dal suo ambito di provenienza e si estende su altre aree. Bene, arriviamo a Croce. Come dicevo, l'opera di Croce rappresenta una brusca rottura col paradigma della glottologia. Brusca e inattesa, perché dovete considerare che l'influenza di Ascoli e dei suoi alunni era, come dire, priva di incrinature. Non c'era insegnamento di linguistica in nessuna università italiana che non fosse legata allo stile di lavoro ascoliano, che si era imposto, come oggi potremmo dire, come un vero e proprio paradigma, no? Nel senso cuniano della parola, un paradigma che aveva determinato una normalizzazione della scienza e del fare scienza. Bene, Croce esordisce nelle tesi fondamentali di un'estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale e poi nell'estetica con una
grande idea, grande anche se possiamo non condividerla. Questa idea è che l'unica realtà di cui vive il linguaggio è, come dire, la prestazione, l'atto linguistico individuale, soggettivo e contingente del parlante. Fuori dell'atto soggettivo, individuale, contingente del parlante non c'è veramente linguaggio. Dirà, ma ne parleremo tra un attimo, che questa individualità consiste poi in una fusione di intuizione ed espressione. Cosa voleva dire Croce esattamente con queste affermazioni? Allora, Croce, questa almeno è la mia idea, ma non è solo la mia, è molto legato a un altro grande maestro napoletano d'adozione, cioè Francesco De Santis, che, di cui Croce promuove in qualche modo, no, il ritorno. De Santis, per quanto possa sembrarci incredibile, non se l'era filato quasi nessuno nell'Accademia del tempo. La sua grandissima storia letteraria era passata quasi inosservata, oggi è un monumento per noi, ma non lo era al tempo. Allora Croce riprende attraverso De Santis quell'idea hegeliana della forma, cioè del fatto che il poeta, quando crea il suo personaggio, poniamo Farinata degli Uberti in Dante, e allo stesso modo l'individuo, quando crea la sua intuizione, espressione, compie questa operazione in un contesto, De Santis diceva, in una situazione assolutamente determinata. Cioè, quelle parole, quella figura, sono quello che sono perché profondamente situati in quel contesto e da questo punto di vista in quanto radicalmente storici, inseparabili da quel preciso contesto. Per intenderci, anche una battuta di spirito, una semplice battuta di spirito può essere forma in questo senso, perché se la battuta di spirito è efficace, essa costruisce un nucleo inseparabile di significanti e di significati, come oggi diremmo, che trae il suo valore, il suo successo dal hic et nunc in cui si è verificata. Se io ripeto quella battuta, non è più efficace, o lo è di meno. E se voglio ridire un'immagine di un grande poeta, devo riuscire a ricostruire una situazione in cui questa diventa nuovamente plausibile, ma è già qualcosa di diverso dalle vaghe stelle dell'Orsa, no? Intraviste da Leopardi nella famosa poesia. Quindi c'è questa idea della radicale soggettività e contingenza dell'atto linguistico. Da questo punto di vista, dice Croce, pittura, scultura, poesia sono nomi che diamo a oggetti diversi, i quali però sono basati tutti sullo stesso nucleo comune, cioè sull'intuizione di questo principio formale, su un qualcosa che si dà come sintesi perfetta, non ripetibile, di forma e contenuto. Leggiamo un passo che è molto, secondo me, molto illuminante. Il fatto estetico si esaurisce tutto nell'elaborazione espressiva delle impressioni. Quando abbiamo conquistato la parola interna, concepito netta e viva una figura o una statua, trovato un motivo musicale,
L'espressione è nata ed è completa. Questo è un passaggio capitale, no? Cioè l'idea di Croce è che questo processo di fusione è qualcosa di interiore. Naturalmente questo processo non va confuso con quel tipo di vita interiore legata alle impressioni sensibili o alle emozioni, cioè a fenomeni intricati di corporeità. L'intuizione è un processo squisitamente spirituale, mentale, come oggi diremmo, il quale, ripeto, avviene, è parola interna, avviene dentro di noi. Io vedo questa forma, no? Cercando di spiegare giorni fa ai miei alunni romani questo concetto, ho fatto riferimento alla scena finale del Decameron di Pasolini, dove, non so se lo ricordate, compare proprio lui, Pier Paolo, vestito da artigiano vagabondo della pittura, tu te lo ricordi, della pittura del tempo, che ha lavorato ad affrescare una cappella. La scena finale vede da dietro, di spalle, appunto, Pasolini pittore, che guarda, no, questo affresco che è appena finito, no? Ed è rapito dalla bellezza di questa cosa, però è anche deluso e dice: ma perché dipingere una cosa così quando è così bello sognarla soltanto? Questo è un punto di vista assolutamente crociano, no? Cioè la visione, la forma è un fatto interiore. Nel momento in cui io la estrinseco, faccio un lavoro diverso, no? Che noi poi apriamo o vogliamo aprire la bocca per parlare o la gola per cantare, estendiamo o vogliamo stendere le mani a toccare i tasti del pianoforte o a prendere i pennelli e lo scalpello, è questo un fatto sopraggiunto che ubbidisce a tutt'altre leggi che non il primo e del quale per ora non dobbiamo tener conto, benché fin da ora riconosciamo che è anche questo produzione di cose, può essere fatto pratico o di volontà. Si suol distinguere l'opera d'arte interna dall'opera d'arte esterna, ma accettandola per un momento diremo che il fatto estetico concerne soltanto l'opera d'arte interna e che quella esterna non è fatto estetico. Quindi quando il pittore, ma anche il bambino, che ci illumina con una delle sue frasi straordinarie e inattese, no? Mi ricordo sempre quando mio figlio piccolo scoprì la luna, che aveva visto tante volte, ma non aveva, come dire, agganciato la parola alla luna, no? Stavamo per strada, appare questa lunazza romana molto bella, devo dire, in quella sera, e lui, così, con una gioia assolutamente sfrenata, cominciò a dire: luna, luna, era, come dire, la possedeva la luna attraverso il riferimento della parola, no? E quella è veramente l'esperienza che ci dice Croce, no? Cioè il momento in cui cattura l'oggetto nella sua mente, no? E questo oggetto si fonde con la parola. Allora Croce dice, dici Emilia. Ti permetto di dire prima ancora Victor Donadio, diciamo secondo età, secondo i due mémoires d'Italia. Sì, sì, sì. Esattamente questo. Naturale. Ora la cosa che ci fa molto, come dire, irrigidire in questa voce, è che l'espressione, secondo lui, è tutta già nell'intuizione. Cioè il momento dell'espressione perché è fuso con l'intuizione? È perché naturalmente noi vediamo la forma realizzata, no? Di conseguenza, quando il poeta, lo scrittore, lo scultore verbalizza o rappresenta o dipinge la sua opera, fa un'opera squisitamente tecnica, cioè a dire, crea un supporto funzionale e pratico, la parola che Croce usa è pratico,
no? Per la comunicazione di questa intuizione espressione. Ma questo non è già più il momento conoscitivo, questo non è già più il momento intuitivo espressivo, è un post che ha finalità pratiche, comunicative. Croce dice in un punto abbastanza raggelante da un certo punto di vista, il poeta così si ricorda quello che ha intuito, perché lo scrive, no? Quindi la stesura della poesia non c'è, è un mezzo perfino di memorizzazione di ciò che ha detto. Guardate, Croce, a rileggerlo dopo tanto tempo, ci suscita sempre delle sorprese, anche delle reazioni, no? Però bisogna riuscire a seguirlo anche dove la nostra sensibilità moderna naturalmente recalcitra, perché ne sapeva, se posso dire così, sempre una più del diavolo, insomma, no? C'era una razio profonda nelle cose che scriveva. L'obiezione se l'era posta prima di noi, diciamo, questa è l'impressione che quando lo leggo, no? Diciamo, guarda un po' che dice, poi si forza. Ma veniamo adesso alla sua critica. Alla critica delle leggi fonetiche. Croce sapeva benissimo di non essere un linguista, no? Tant'è vero che a un certo punto si valse come braccio secolare di un collega tedesco, un romanista tedesco che si chiamava Fossler, che si innamorò delle sue teorie. Tra l'altro era appassionato dell'Italia, aveva, se non ricordo male, anche una moglie italiana, insomma, era uno di questi nordici amanti del paese del sole, no? Ed era un grandissimo, grandissimo studioso. Quindi Croce si appoggiò a lui per fargli fare, come dire, il lavoro nel mondo dei linguisti, però non si tirava indietro dal dare le sue bordate di dilettante che si poteva permettere tutto. Sentiamo cosa dice a proposito delle leggi fonetiche. Se la prende qui con un saggio di Wechsler, Gibt es Lautgesetze, cioè ci sono le leggi fonetiche. Noi cominciamo con una dichiarazione che è poi il risultato di un nostro precedente lavoro. Leggi fonetiche del linguaggio ci sembra, dal punto di vista filosofico, a dirla in breve, un concetto assurdo. Questa frase ha sgominato, no? Voi rendetevi conto che le leggi fonetiche erano il punto d'arrivo della grande scienza tedesca, no? Cioè la certezza metodica su cui si fondava tutta la descrizione, il tipo di lavoro della linguistica storica. È un assurdo filosofico. La realtà del linguaggio non è né la parola né il suono isolati ed astratti, ma la proposizione o composizione o d'organismo letterario. Badate che questo letterario noi interpretiamolo in senso strettamente disciplinare, come ho già detto, anche l'intuizione espressione del bambino o della battuta geniale è un organismo letterario. Sente, immagina, scusate, l'uomo produce in realtà organismi letterari, non parole e suoni presi a sé. Sente, immagina o pensa, e pensa in modo vivente e concreto. È uomo, non è vocabolario ambulante e risonante. Se dunque il linguaggio è un indivisibile atto spirituale, se l'uomo in quanto parla non è una macchina acustica, che cosa significa studiare le leggi fonetiche del linguaggio? Significa compiere l'indebito passaggio dal fatto fisico al fatto spirituale, che è proprio del crasso materialismo. Supporre che lo spirito possa ricevere le artificiose leggi che noi imponiamo per nostro comodo all'astratta materia. Questo tipo di affermazioni sono alla base di alcune famose parole d'ordine di Croce, no? Il vocabolario è un cimitero di parole. Perché un cimitero di parole? Perché la parola vive solo nella realtà dell'intuizione espressione. Ho citato prima un verso che io adoro, vaghe stelle dell'orsa, ma se io prendo la parola vago e la vado a cercare nel vocabolario, ho di fronte un organismo inerte. Ma se io dico vaghe stelle dell'Ursa, lì la parola in quella situazione poetica assume tutta la sua
rarefatta e complicata semantica che è ben nota a ogni lettore di Leopardi. E ancora, termini, l'avverbio, il nome, il sostantivo, la coniugazione, dice Croce. Se ho, una volta che ho detto che dalla cintola in su tutto il vedrai, se dico che questo è un futuro, Dante naturalmente, se dico che questo vedrai è un futuro, seconda persona singolare, molto bene, può anche essere interessante, ma per chi? Certo non per chi vuole capire e rivivere quel passaggio del decimo dell'inferno. Quindi dice Croce, sensatamente dal suo punto di vista, fuori dall'atto intuitivo espressivo le parole sono vuoti gusci, sono appunto cimiteri di parole. E altrettanto le cosiddette forme grammaticali, le classificatorie di cui ci serviamo. In un primo momento Croce non disse molto altro, o per meglio lo disse in una maniera talmente indiretta, anche qui, che molti non ci fecero caso. Naturalmente lo sconcerto fu gigantesco, ma come? Allora che fa il linguista? Che fa il linguista se non raccogliere parole in un vocabolario, se non costruire grammatiche di lingue vedendole, quante coniugazioni c'è il verbo in sanscrito, faccio per dire, o in medio tedesco? Questo è l'ABC del linguista. Allora stiamo facendo un lavoro completamente inutile. Questa fu, diciamo così, a mezza bocca la reazione degli specialisti, e non insensatamente, perché è chiaro che si andava a toccare, almeno così sembrava, la legittimità di questo tipo di operazioni, mettendone in dubbio soprattutto il carattere scientifico. Ora, come vedremo, Croce in realtà non negava affatto la legittimità del lavoro del linguista. Quello che negava risolutissimamente è che questo fosse lavoro scientifico e o filosofico. Il perché emerge con grande chiarezza nella seconda grande opera del sistema crociano, nella Logica del 1908, libro, devo dire, io l'ho scoperto da adulto, libro di grande bellezza letteraria, ecco, se posso dire, se i ragazzi giovani che sono qui magari non hanno grande familiarità con Croce, ma vi assicuro che è una lettura che ripaga per la straordinaria lucidità dell'argomentazione, anche per la lingua di questo filosofo, che è davvero ammirevole per chiarezza e anche, se volete, per fascino e mistificazione, se volete. Vale la pena. Bene, nella logica Croce spiega che cosa sono appunto questi accrocchi, questo strumentario di cui si vale il linguista. Il linguaggio deve essere preso nella sua genuina e completa realtà, e cioè non ristretto arbitrariamente ad alcune manifestazioni di esso, quali le manifestificazioni foniche e articolate, né cangiato e falsificato in un insieme di astrazioni, quali sarebbero le classi della grammatica o le parole del vocabolario, concepite a modo di macchinario che l'uomo metterebbe in atto nel parlare. Allora, qual è l'idea che Croce elabora? È che le categorie del linguista sono non solo lecite, ma anche necessarie, in quanto appartengano, come dire, al momento pratico del lavoro, cioè a quel momento di costruzione di classificatorie, di sintesi, di sinossi, di strumenti di compilazione e repertoriazione che sono indispensabili nella ricerca. Questo lui non solo lo dice con sempre maggiore chiarezza, ma dice che nessuno studioso può fare a meno di questi strumenti.
E ne sapeva qualcosa lui stesso, che aveva scritto anche un libro in cui ci si interrogava sulla storia della lingua, per esempio della Spagna nel periodo della Rinascenza e così via. Il problema è capire che cosa queste nozioni sono. Esse non sono concetti in senso filosofico, cioè non sono nuclei di universalità, il concetto è istanza di universale, ma sono pseudoconcetti, vale a dire sono dei raggruppamenti arbitrari di fenomeni a cui noi diamo dei nomi, avverbio, sostantivo, gerundio, utili descrittivamente a catalogare determinati fenomeni, a repertoriarli, ma non sono concetti, sono aggregati più o meno numerosi che non possono per definizione aspirare all'universalità, perché l'universalità deve essere al tempo stesso onnirappresentativa e presente in ogni possibile individuo. Qui c'è un elemento inquietante di Croce che fu visto molto bene da Renato Serra, un altro grande autore oggi un po' dimenticato e su cui torna il mio maestro De Mauro in un suo scritto di cui parlerò domani. Croce, quando introduce il concetto di pseudoconcetto, come dire, non è che vuole dirci che lo pseudoconcetto non è niente, al contrario, ci dice che è necessario alla nostra vita cognitiva e pratica, ma ci dice che non è un'unità scientifica, non è un'unità filosoficamente rilevante. Dice anche in un punto che, e che io ho qui accanto l'amico Massimiliano, con cui ci conosciamo da un po' di anni, no? Tante situazioni che abbiamo vissuto. Quindi io ho raccolto delle, lui potrebbe dire lo stesso di me, delle note, delle costanti di Massimiliano, con cui mi faccio, che cosa? Un concetto di Massimiliano? No, mi faccio uno pseudo concetto di Massimiliano. Cioè io non attingo l'essenza di Massimiliano, ma assemblo per comodità, non sia questa una brutta parola, queste note in una categoria che chiamo Massimiliano, mi scuso nel caso specifico. Come a dire che dietro questo ragionamento crociano si affaccia, come dire, l'inafferrabilità dell'individuale, l'infinita ricchezza dell'individuale e la sua inafferrabilità. Io ho bisogno, ti chiedo scusa se continuo a usarti come sponda, io ho bisogno... Io ho bisogno... Lo dice lui, non io, io ho bisogno di questo pseudoconcetto, perché sennò come facevo a venire all'Istituto di Studi Filosofici, come facevamo con Massimiliano a progettare una collana insieme e a fare parecchie cose simpatiche che abbiamo fatto negli ultimi anni. Ma il punto è che lo pseudoconcetto è una categoria che mi dice e non mi dice sulla natura di Massimiliano, di Stefano, di Agata, che sono molto felice di avere qui davanti, e di altre persone. Insomma, qual è la conclusione? Che c'è un elemento tragico a pensarci bene dietro queste riflessioni di Croce, no? Sempre così apparentemente rassicurante, di questa saggezza quasi nauseante, per cui sembra avere sempre la risposta per tutto, una risposta che cala un po' dall'alto. A Serra questo non piaceva per niente, no? Questa sua ecco, Croce sta lì e ci castiga uno per uno, ci dice dove sbagliamo, no? Faceva così Croce, no? Il punto è che dietro questa sua filosofia compare l'abisso, in definitiva, compare un abisso che lui doveva aver guardato, sono d'accordissimo, profondamente d'accordo, no? E che può non trasparire all'esterno. Per intanto però, appunto,
Perfino le leggi fonetiche possono essere utili, se devo illustrare la rotazione consonantica delle lingue germaniche, mi fanno comodo le leggi fonetiche. Basta che non attribuisca a queste leggi quel valore che esse non possono avere. Per concludere su questo punto, permettetemi la lettura di queste poche righe. L'errore del linguaggio come organismo culmina nello Schleicher, il quale, sedotto dal metaforico vocabolo organismo, che Humboldt adoperava in significato idealistico, pretese di trattare la linguistica come scienza naturale, e cioè cadde nel deplorato errore materialistico. Mi fermo qui per non rubarvi troppo tempo, però adesso tiriamo una conclusione. Ma allora, se noi generalizziamo il discorso di Croce e prendiamo nozioni come lingua e come grammatica, perché il linguista suppone di fare storia di una lingua, analisi di una lingua, ma allora neanche il concetto di lingua ha più uno statuto scientifico, neanche il concetto di grammatica ha più uno statuto scientifico? Su quale certezze si basa il lavoro del linguista se il suo stesso oggetto sfuma, no, in una miriade di atti linguistici individuali? Ora, Humboldt, il mitico Humboldt, nella sua Einleitung zum Kaviwerk, aveva distinto nell'attività linguistica il momento dell'energeia, cioè della creatività dell'individuo, ma anche del popolo parlante, dalla lingua come ergon, cioè come prodotto che si può studiare iuxta propria principia, no? Cerchiamo di capire in termini pratici cosa fa il linguista ancora oggi. Deve in qualche modo, pur consapevole dell'enorme variabilità del linguaggio, deve adottare una sorta di simulazione o di semplificazione metodica, cioè deve presumere di ritagliare un intervallo di tempo e un corpus di fenomeni entro cui facciamo finta che la lingua stia ferma. Se non facciamo questo, se non facciamo a un certo livello astrazione dalle infinite variazioni, non riusciamo a fare un'opera di modellizzazione. Se io devo dire cos'è l'italiano o quella varietà dell'italiano negli anni del dopoguerra, devo chiudere a un certo punto il campione e lavorare su quello, devo simulare che esso sia un ergon. Senza questo come si fa? No? Oggi noi abbiamo più chiaro di quanto non potessero averlo all'inizio del Novecento che nel lavoro scientifico c'è sempre un momento di modellizzazione e di astrazione. Oggi questo è fisiologico, no? per qualsiasi studioso. Allora questa svolta, in effetti epistemologica, non era pronta. E quindi il linguista si sentiva tremare il terreno sotto i piedi se gli dicevi che la lingua non era un concetto attendibile, scientificamente parlando. Questo fu l'effetto che le critiche di Croce fecero sui linguisti degli anni 10-20 del Novecento. E questo smarrimento è ben impersonato da Fossler, che vedete qui in questa immagine. Anche lui sembra un po' fosco, ma era una persona estremamente umana e carina. C'è questo bellissimo carteggio fra lui e Croce che vale assolutamente la pena di visitare, no? Abbastanza, come dire, bello, insomma, di due anime veramente particolari. Fossler aveva scritto in tedesco nel 1904 un libro, Positivismo e Idealismo della Scienza e del Linguaggio, che era una specie di, no, di divulgazione del pensiero di Croce ad uso germanico. Croce glielo fa tradurre immediatamente per la Terza, e questo libro così diventò un ristretto della estetica e della linguistica crociana, per di più per mano di un professionista, quale Croce non era. Bene, in questo libro c'è una pagina molto interessante in cui Fossler, assai più linguista di Croce, si rende conto dei problemi che queste teorie di Croce suscitano. E dice:
Figuriamoci la linguistica quale la vorremmo, cioè essenzialmente, fondamentalmente idealistica ed estetica. Immaginiamo che ogni espressione linguistica sia spiegata come creazione libera ed individuale, come risultanza delle intuizioni individuali dei singoli individui. Immediatamente sorge la grave questione: è il principio di unità? Milioni di creatori di lingua, milioni di forme linguistiche, dalla più piccola proposizioncella, piove, che bellezza, attenti, su, fino alla più vasta e profonda opera d'arte, stanno l'una accanto all'altro indipendenti, ciascuna libera ed autonoma. A rigore era questo che aveva detto Croce. E non è questa la più folle anarchia? E chi potrà trovare in questo sfrenato, tempestoso oceano di voci un fermo punto di vista scientifico? Se ogni verso nuovo, ogni nuova frase importa sotto qualche rispetto un movimento ribelle alle tradizioni, come mai succede che le lingue non si sperdano ai quattro venti? E non dovrebbe sorgere ogni giorno, anzi ogni secondo, in ogni parte della terra una nuova Babele? Se ogni linguaggio è propria e libera creazione, dove è poi la forza moderatrice che faccia argine comune contro gli impulsi individuali? Questo era il problema. Allora, come cercherò di mostrare domani, esattamente questo interrogativo regge per 30 anni circa. Foster dà una risposta arronzata, diciamo così, al problema, cercando di salvare capra e cavoli, per così dire. Però non risolve il problema dal punto di vista teoretico. Questa domanda resta aperta per un trentennio, finché non viene ripresa nel 1946, quindi nel dopoguerra, in un libro molto importante di cui parlerò domani, di Giovanni Nencioni, storico presidente dell'Accademia della Crusca, che appunto all'alba dell'Italia repubblicana riprende la questione esattamente dove questi autori l'avevano lasciata. Va detto, vado a finire Massimiliano, va detto che la glottologia continuò la sua strada imperterrita senza lasciarsi intimidire. La glottologia, almeno nella sua componente maggioritaria. No? Anzi, posso farvi qualche nome. Ascoli, considerate, muore nel 1907, questi lavori di Croce, appunto, la logica è dell'otto, gli succede Carlo Salvioni, ancora più rigoroso del maestro. A Pisa si forma una poderosa scuola glottologica intorno a Clemente Merlo, che è, come dire, la scaturigine di una tradizione di studi glottologici altamente tradizionali, che dura per certi versi ancora oggi. Quindi, come dire, la linguistica storica tradizionalmente intesa ha tirato dritto, senza farsi distogliere, come dire, da questo tipo di considerazioni. Anzi, pensate che nel 22, quando Merlo inaugura la sua rivista L'Italia dialettale, titolo ascoliano, fa una introduzioncina di mezza cartella in cui dice, perché qualcuno intendesse, qui questa rivista parliamo solo di dati e di fatti, diffidiamo dalle discussioni teoriche. Testuale, no? Cioè la linguistica fa la sua strada senza lasciarsi distrarre dalle ubbie dei filosofi. Il linguista non ha bisogno di perdere tempo, perché il linguista è un cultore di cose serie, di fatti. Ecco. In realtà c'è qualche increpatura in questo, no, questa, qualche crepa in questo mondo compatto glottologico. Questa crepa, questo può essere interessante saperlo, si apre proprio a Torino, dove andrà a studiare il giovanissimo Gramsci, alla cattedra di Matteo Bartoli. Ascoliano anche lui, ma ascoliano critico, che aveva assorbito la geografia linguistica e aveva assorbito con essa una visione decisamente più storicizzante dei fenomeni linguistici. Ascoli per un certo periodo ha avuto un qualche peso, addirittura aveva dato un nome al suo modo di fare linguistica, neolinguistica, che aveva fatto infuriare
i suoi colleghi, era riuscito addirittura a promuovere una sorta di scissione nell'archivio glottologico, che si era dovuto dividere in due parti, da una parte i glottologi veri e dall'altra i neolinguisti. Ma poi aveva avuto paura di rompere con i suoi colleghi, e poi c'era il fascismo, c'erano tante variabili di sfondo, per cui era così rientrato nei ranghi. Vale la pena ricordare di lui quello che disse appunto Gramsci, no? In una famosa lettera del 27, se non ricordo male, ma spero di non dire una sciocchezza: uno dei più grandi rimorsi della mia vita è il dispiacere che ho dato, no, al mio buon professor Bartoli dell'Università di Torino, il quale era convinto, cito più o meno a memoria, essere io, cioè il giovane Gramsci, l'arcangelo destinato a profligare i neogrammatici. Cioè Bartoli aveva visto questo genietto che stava crescendo, no? Una grande testa di potenziale linguista. E poi aggiunge Gramsci in maniera molto, molto simpatica, dice che Bartoli era, pur non potendone più dei neogrammatici, era legato da milioni di fili accademici a questa geldra di infamissimi uomini. Ti ricordi? Usa esattamente questa impressione, questa espressione. Gelda vuol dire cosca mafiosa, praticamente, no? Ecco. Quindi doveva avere ricevuto da Bartoli qualche confidenza di quelle che i professori dicono sottovoce agli alunni fidati, di cui si possono fidare. Volevo concludere con un'ultima cosa, poi l'ultima slide. Siamo, come ho detto, intorno agli anni 10. Nel 1916 viene pubblicato un libro chiave della linguistica del Novecento, Il corso di linguistica generale di Ferdinand de Saussure. Come ricorderete, svizzero, glottologo, formatosi anche lui nell'ambiente neogrammaticale, Saussure a un certo punto ha una famosa e tanto discussa crisi epistemologica. Smette di scrivere, considerate che lui giovanissimo aveva fatto un libro sul sistema vocalico dell'indoeuropeo precedente al suo addottoramento, e durante l'esame gli avevano chiesto se per caso era parente di quel famoso Saussure che aveva scritto il memoir sur le systèmes primitifs, eccetera. Dice, ma veramente sono io, no? Quindi era un personaggio di questo tipo. Aveva smesso di scrivere perché riteneva che la linguistica stesse sbagliando praticamente tutto. E negli anni dal 7 all'11, sulla cattedra di linguistica generale di Ginevra, fa questi famosi tre corsi in cui si assiste alla fondazione della linguistica generale, disciplina che non esisteva, cioè una disciplina non più storica, non più meramente storica, ma una disciplina appunto di teoria del linguaggio. Per fortuna, come si sa, c'erano degli alunni molto attenti che prendevano appunti, e in base a questi appunti due suoi alunni, in base a questi appunti e alle note lasciate dal maestro, riusciranno a mettere insieme questo libro fondamentale, Cours de linguistique générale, non scritto da Saussure, ma in cui le idee di Saussure circolano ampiamente, anche se con qualche equivoco. Bene, perché ricordo questo episodio? Non solo per la sua così vicinanza cronologica, ma perché in questo libro veniva posto in tutt'altra maniera esattamente l'interrogativo che aveva sollevato Fossler, e cioè Saussure, il punto di partenza di Saussure è paradossalmente lo stesso di Croce. Il punto di partenza di Saussure è l'atto di parole, come lui lo chiama, dove parole qui non vuol dire parola, vuol dire l'atto linguistico individuale. Saussure sostiene che l'atto linguistico individuale è qualcosa, di nuovo, di soggettivo e di virtualmente irripetibile, nel senso però del tutto tecnico, per cui se anche io adesso cerco di ripetere la frase che ho appena detto, questa frase sarà già diversa, perché non riesco mai, se non per caso, a riprodurre per esempio la medesima sequenza fonica dal punto di vista fisico. Quindi Saussure è profondamente convinto che la lingua vive di atti di parole.
che è, ripeto, un punto impressionante di convergenza con Croce, no? Saussure non sapeva niente di Croce, anche perché non era un grande lettore di filosofi. Croce non risulta che abbia mai letto, che io sappia, che abbia mai letto Saussure, no? Ecco. Il punto è che la domanda che Saussure si fa subito dopo è: bene, allora come ci si capisce? E io non so se qui riesco ad allargare, ecco, l'immagine, ecco, forse sì, forse ci riesco, forse no, ecco, vedete questo disegnino famoso che sta nel Cours de Linguistique Générale, vedete come il problema che Saussure rappresenta con questo schema è esattamente il nesso individuo-comunità. Il rapporto fra i parlanti. E Saussure, vedete, in questo circoletto, anzi in questa ellisse, rappresenta un modello, come dire, elementare di comunicazione, no? Per cui la comunicazione si vale di un momento puramente fisico, il segnale fonico-acustico che viaggia in un mezzo, per esempio l'aria, un momento fisiologico, quando questo segnale arriva all'apparato uditivo dell'ascoltatore e quindi viene processato dai nostri organi di percezione e viene trasformato da segnale fonico-acustico in qualcosa su cui il nostro cervello possa lavorare. Questo che vediamo nel cerchietto è di fatto il cervello, no? Ora Saussure del cervello sapeva poco, sappiamo poco ancora noi, come è ben noto. Saussure sapeva soltanto quello che avevano acquisito negli anni 60-70 dell'Ottocento Broca e Wernicke. O si dice Wernicke? Wernicke. Scusa, lo chiedo perché non l'ho mai saputo. Wernicke, grazie. I quali avevano scoperto, lavorando su pazienti defunti che avevano avuto casi di afasia, avevano scoperto la localizzazione cerebrale della parola e della comprensione. L'area di Broca era quella della parola, l'area di Wernicke è quella della decodifica, come diremmo, del segnale linguistico. Saussure non sapeva molto più di questo, e del resto devo dire che fino alla soglia degli anni 2000 non abbiamo saputo molto di più neanche noi. Cioè, nei libri di linguistica di quegli anni trovate tranquillamente ricordata l'area di Broca e l'area di Wernicke. Oggi sappiamo parecchie cose in più. E allora Saussure si immaginava che, vedete, in questo cerchietto si compiessero delle operazioni le quali non erano più né fisiche né fisiologiche, ma operazioni che oggi diremmo squisitamente mentali, di cui lui naturalmente non aveva gli strumenti per definire la fisionomia. Oggi noi sappiamo che il linguaggio a un certo livello diventa sinapsi neuronale. Noi non abbiamo idee su come le sinapsi, come dire, producano, si trasformino in immagini o stringhe verbali. Sappiamo che il linguaggio, in ultima analisi, è fatto di fenomeni elettrici e chimici, come ogni nostra altra conoscenza. Quello che Saussure introduce però qui è che a questa altezza, qualunque cosa ci sia nella black box del cervello, ci deve essere il sistema linguistico. Ci deve essere, cioè, una componente condivisa del sistema che vive virtualmente nella mente di tutti i parlanti. Saussure ha paura di questa conclusione, ha paura anche di darle un nome, perché se le dovesse dare un nome dovrebbe dire che la langue è un sistema astratto. Ma lui non usa questa parola, perché se la usasse, tutto il côté positivista che lo circonda gli direbbe che sta pronunciando delle vacue ciance, perché l'astrazione in un mondo positivo non esiste, è il falso, è l'irreale. E per questo Saussure non usa la parola astrazione, ma parla di realtà psichica, termine, come dire, più sdoganato, più innocente. Oggi noi sappiamo benissimo che quello a cui Saussure si riferiva era esattamente un meccanismo di classificazione astratto, che il significante e il significato sono classi astratte, e le analizziamo come tali. Ma appunto ci sono voluti 60 anni per poter acquisire questa libertà anche di capire cosa Saussure aveva intravisto e di potergli dare il nome giusto.
Dove voglio arrivare? Su questo finisco. Questo gioco, vedete, l'individuo e la società, nella sua complessità, nella sua dialettica, sfuggì a gran parte degli studiosi che lessero il corso di linguistica generale. Furono attratti dal sistema psichico, dalla lingua, come dice l'ultima frase del corso, vista in se stessa e per se stessa, frase apocrifa che lui non ha mai scritto, dalle leggi strutturali dell'insieme. E si costruì così l'immagine di un Saussure focalizzato su un sistema di valori destorificato, no? Funzionante come una struttura, e in cui quindi la componente individuale del linguaggio, la dimensione storica, la dimensione contingente, sfumava nell'ombra. Quindi non si vide che Saussure e Croce avevano esattamente lo stesso problema, e dove Croce non si fermava e non era neanche interessato a dare una risposta, viceversa Saussure aveva delle idee e anche molto precise, ma queste idee erano tanto avanzate che neanche i linguisti della sua generazione furono in grado di comprenderlo. La prima grande scuola strutturalista, la scuola di Praga, che apre i battenti nel 1928, ignora la parola e si sofferma soltanto sul sistema linguistico. Quindi viene proprio perduto questo elemento di equilibrio estremamente interessante che il maestro ginevrino aveva in testa e che solo parzialmente i suoi allievi avevano potuto rappresentare nel corso. Ecco, io per oggi mi fermo qui, già vi ho detto, fatto impegnato forse troppo della vostra attenzione, di cui vi ringrazio. Allora, grazie mille. E se puoi interrompere la conversazione. Sì. Oh, come si faceva, fine presentazione. No, in alto. Interrompi condivisione. Wow, ecco fatto. Ecco, perfetto. Vediamo se ci sono interventi da remoto, no? Grazie. Allora, grazie mille per lo sforzo veramente notevole di aver potuto ricostruito 100 anni di pensiero linguistico, quasi. Un po' meno, dai. Diciamo, se sì, mettiamo anche Humboldt dentro, ma comunque molti anni di pensiero linguistico intorno ad alcuni problemi fondamentali, certamente guardando molto alla vicenda italiana. Quindi, dato che sono già le 6:10, apriamo il dibattito con le domande. Prego, dovete venire per cortesia qui, in modo tale da poter parlare. Intanto grazie per questa bellissima relazione. In realtà due considerazioni in relazione alla tradizione epistemologica francese. Intanto la rilevanza dell'aggettivo social nel cours di Saussure, ripresa poi da Rosensky, così come ci riporta il Journal Normal et Pathologique. Dunque, io credo che la correlazione tra la langue e la parole, quindi tra una dimensione collettiva, condivisa e un'enunciazione individuale, passi proprio attraverso la coscienza di questo elemento sociale, appunto, interindividuale. E poi rispetto a Bartoli, mi sembra interessante che nel 1928 Albert Dauzat, appunto allievo di Gileron, Albert Dauzat, quindi nel testo dedicato a Argot, Les Argots, cita per l'appunto l'archivio glottologico di Ascoli, Biondelli e la teoria delle norme reali di Bartoli. Dunque c'è una ricezione francese appunto
di Bartoli. Testo interessante questo del 28 di Dosà, perché compare anche una citazione del testo di Niceforo, allievo appunto di Lombroso, in cui effettivamente si pone il problema della classificazione dei gerghi nell'ambito di una semiotica criminale in un certo senso, e quindi il tema appunto del gergo come signum sociale, quindi ritorna, come dire, la rilevanza di questo elemento sociale proprio come, sì, sì, come lien, che poi appunto è assolutamente, come dire, una caratteristica un po' delle sciences humaines sociales francesi. Sì, d'accordo. Grazie. sentiamo qualche... Come volete. Posso anche rispondere così al volo all'amica Emilia. Sì, va detto questo, questa eredità sossuriana viene in qualche modo sviluppata in varie direzioni. Tutto il filone meilletiano, che è fondamentale nella Francia degli anni 20-30, lui è il grande maestro, Benveniste viene da Meillet, insomma, tanto per capirci, è un grande studioso della componente sociale della lingua, no? Bartoli gli deve molto a questo tipo di, anzi Meillet è un chilometrino più avanti rispetto a Bartoli sull'approfondimento di questi aspetti, proprio perché ha una visione anche più politica, più, no, attenta al gioco dei paesi, delle culture, delle politiche linguistiche, quindi completamente d'accordo. Contemporaneamente può essere interessante segnalare che la parole sossuriana trova un suo sviluppo negli studi di stilistica. Bailly, in particolare, che è uno dei due estensori del corso di linguistica generale, è noto come studioso di stilistica. E la stilistica è il modo in cui, diciamo così, viene ripreso e sviluppato lo studio del linguaggio individuale. No, la nozione di stile è naturalmente una delle forme, no? Perché lo stile è un tentativo di trovare degli elementi di costanza in un linguaggio individuale. Questo lo si fa molto spesso sui testi letterari, no? Quando io studio, che ne so, lo stile di Montale, cerco di, nella individualità di questo grande poeta, cerco di trovare delle costanti, delle regolarità che permettono di vedere in che senso egli si demarca, per esempio, dalla lingua dell'uso, ma anche dalla lingua letteraria del suo tempo. È un classico, no? E segnalo una cosa curiosa, che voi sapete che in Italia abbiamo tardato molto a tradurre, anche un po' a conoscere, ma soprattutto a tradurre i classici della grande linguistica europea, no? Per dire, Jacobson viene tradotto nel 66, se non ricordo male, Saussure nel 67, sapete chi è il primo a essere tradotto? Bailly nel 63, a cura di Segre, curiosissimo, no? Ma perché? Perché la stilistica era un tipo di interesse che in Italia aveva ascolto, prima ancora della linguistica generale, perché di stilistica si erano occupati Terracini, si era occupato Giacomo Devoto, cioè grandi glottologi molto radicati nella tradizione italiana. Quindi è curioso questo. E certamente questo diventa chiaro già agli italiani: la stilistica è un modo di problematizzare il linguaggio individuale, insomma, visto però prevalentemente nel suo versante di lingua letteraria. Non so se ho risposto, quindi. Altre domande? Se per caso c'è qualche... No, non c'è nulla. Beh, nel frattempo volevo chiederti una cosa. A proposito di Croce, no, subito prima... Cioè, alla fine della tua esposizione, il pensiero crociano è posto un po' il dilemma.
E certamente là il problema è anche, cioè hai posto il dilemma dicendo ma allora la grammatica non può essere oggetto di lingua, il linguaggio stesso non può essere oggetto di scienza. Il problema in qualche modo è anche il seguente, tu dici Croce, poi alla fine forse nemmeno gli interessava questo tipo di problema. Mi dà una spiegazione? Probabilmente anche per il concetto di scienza che aveva Croce. Cioè, essendo un problema pratico, in fondo, poi certamente ci sarà chi fa scienza del linguaggio, ma la scienza del linguaggio in qualche modo non ha a che fare con la filosofia, con la teoresi pura. Altra cosa è la concretezza dell'atto linguistico individuale, e del quale la cui scienza è soltanto l'estetica, come linguistica generale scienza dell'espressione. No, esattissimo. È esattissimo quello che dici. Allora, c'è stato tutto un dibattito, forse ne riparlo un attimo domani, negli studiosi italiani, anche in Nencioni, lo stesso De Mauro, un tentativo di salvare, come dire, no? Croce da questa impasse, no? Allora, negli ultimi scritti c'è un passo nella poesia del 36, in altre opere, uno nella pratica, mi sembra, in cui lui dice, perché il problema è, cioè, come ci capiamo? Allora, Croce non dà risposte persuasive a questo e non affronta mai il problema dal punto di vista teorico. Dice però che ci sono gli abiti, le consuetudini, le abitudini, no? E dà già nell'estetica in Nuce una definizione di comunicazione che avanza interessante, no? Allora, la comunicazione è appunto un fenomeno di carattere pratico, no? Allora è abbastanza logico che a livello pratico si stabiliscano delle consuetudini, delle convenzioni, no? Ma questo appunto non ha rilevanza teoretica, no? Rimane per lui fissato che l'intuizione espressione è il primo livello della vita dello spirito, quello che sta alla base di tutti gli altri, ma che di per sé è incondizionato, non presuppone altro che se stesso. No, il logico presuppone l'intuitivo, ma l'intuitivo non presuppone il logico, è indipendente da ciò. Quindi, davvero da questo punto di vista, lui beffardamente se ne può fregare del problema, no? Perché non è un problema che lui sente come problema teorico. Questo è il punto, no? E lui dice, benissimo, usiamo la categoria di lingua, perché no? È comoda. Io pure, se devo dire che c'è stata una lingua della Spagna durante la Rinascenza, no? C'è un libro su questi argomenti, mi servo di questa categoria, no? Me ne servo appunto sapendo che è un concetto, che non è un concetto vero, che è una costruzione artificiale, però tanto faccio delle cose, no? E sono utili queste cose, no? Ci posso costruire intorno dei libri, però è naturalmente un argine rigorosissimo rispetto al valore effettivamente filosofico di queste affermazioni. Da questo punto di vista, perfino quello che cercava di fare Nencioni prima e De Mauro dopo, salvando in qualche modo quest'ultimo Croce, a me, con tutto rispetto, mi pare un po' fuori fuoco, no? Cioè, nel senso che, per carità, questo ci serve solo a dimostrare che sapeva che esisteva poi la comunicazione, che esisteva la pratica, ma questo non cambia l'aporia fondamentale del sistema. Non so se questo sì, è come l'obiezione zenoniana rispetto al movimento, no? Croce, sì, certo esiste la comunicazione, vedi, cammino, comunico, è chiaro. E infatti il problema teorico sarà affrontato al di fuori dei parametri della filosofia crociana, necessariamente. Naturale. Allora, se c'è qualche altra domanda, intanto, prego. Prego. Ma non so se è veramente una domanda, perché l'intera relazione è stata per me di interesse estremo. Più che altro volevo, come dire, segnalare che molte cose che sono state dette rispetto al pensiero di Croce, ma appunto anche del suo collaboratore, collaboratore linguista tedesco, esatto,
risuonano con cose che io sto studiando adesso del dibattito recente, se non contemporaneo, in ambito anglosassone, tanto per cambiare, quindi dove magari la storia della linguistica europea più meno, diciamo, meno mainstream, magari non è necessariamente conosciuta, e ad esempio rispetto alle nozioni di first order and second order della logica. Sì, queste qua le prendo da Nigel Love, che è appunto un linguista sudafricano, se non erro, e dice esattamente le stesse cose, cioè che le categorie della grammatica, dell'analisi linguistiche devono essere concepite esclusivamente, strettamente, come delle glosse. Quindi delle descrizioni, certo, di utilità estrinseca, però insomma non devono essere intese come dei descrittori naturalistici dei fenomeni invece di primo ordine, come li chiamano loro, che invece hanno insomma una caratterizzazione di irripetibilità, di unicità, di essere situati e così via. In tutto questo chiaramente Croce non viene mai neanche vagamente. Ma sai che c'è? Noi adesso ci muoviamo, come gli autori che tu citi, ci muoviamo in un mondo che da quasi 50 anni si occupa di linguistica delle varietà, varietäten linguistiche, no? E quindi tanto il mondo anglosassone è stato in prima linea da questo punto di vista, no? A studiare la sociolinguistica, ha lavorato tantissimo su questo, no? E a studiare quindi il fatto che l'oggetto lingua, cosiddetto oggetto lingua, esiste soltanto come un fascio di variazioni e di gruppi di variazioni variamente incrociate fra di loro, no? Cioè ormai ormai la linguistica internazionale coabita senza il minimo problema con il fatto che esistono varietà non soltanto regionali di registro, ma ci sono varietà idiotopiche, individuali, no? Non so se hai presente i lavori che aveva fatto Leboff, William Leboff già negli anni 60, no? Questo panorama è impensabile all'inizio del secolo, è completamente impensabile, no? Completamente impensabile, però va anche detto che anche solo di recente la glottologia in senso stretto si è aperta a questo tipo di tematiche, no? Per esempio anche in Italia il confronto molto duro che ci fu negli anni 60-70 tra linguisti generali e glottologi verteva su questo, che i glottologi erano in tutto sommato fermi metodologicamente, no, a un tipo di studio intanto rivolto verso il passato e a metodiche di tipo tradizionale, ed eravamo sordi, come dire, a cose che appunto nel vasto mondo stavano diventando palmari, no? Per dire, quando Leboff spiegò le differenze tra l'inglese parlato nei ghetti neri di New York e l'inglese standard, e spiegò che questo inglese, apparentemente questo slang, se volete, aveva una sua grammatica, delle sue regolarità, delle sue strutture, e questa era una cosa che poteva scandalizzare, insomma, ecco. Quindi sai, sono variabili un po' imparagonabili, diciamo così, no? perché in atmosfera positivista una domanda del genere non era semplicemente da porre. In questo Croce in un certo senso è davvero moderno, no? Perché se vuoi in queste forme teoreticistiche, no? E anche se vuoi ideologiche, però scopre un dato reale, no? C'è una pagina molto bella, io non l'ho riportata, c'è a un certo punto un tizio che si chiama Ernesto Giacomo Parodi, tizio, è un grande linguista, un grande dantista, anche lui di ortodossa fede neogrammaticale, che a un certo punto, come no, quello sulla via di Damasco viene folgorato da Croce, no? E si trova il problema di mettere d'accordo la sua preparazione con questa cosa qua, e dice in una conferenza molto bella che lui poi non ebbe il coraggio di pubblicare, dice: fui colpito dalla verità abbagliante delle tesi crociane, cioè l'individualità dell'atto linguistico, e come questo obbligava a ripensare tutta la natura del linguaggio, no? Quindi, come dire, anche nel mondo, in quel mondo lì in cui lui si era formato come glottologo, come filologo romanzo,
La lingua era un ancoraggio, no, di assoluto che nessuno poteva mettere in discussione, no? Era un dato oggettivo, no? Ma infatti volevo solo aggiungere una cosa, in tutto questo, in questa letteratura contemporanea a cui mi sto rifacendo, Saussure viene invece usato come la testa di Turco, per cui la lingua è il sistema, è solo il sistema, invece che è il contrario di quello che è stato detto oggi, quindi è un Saussure un po' apocrifo, ma cioè, sai, se ho capito bene. Ma hai perfettamente ragione di nuovo, perché il problema è che, no, questo è un tema molto attuale, no? Cioè nel mondo anglosassone Saussure rimane un feticcio, no? Ora chi segue questo tipo di interessi sa che a partire dagli anni 50, dal 57 in poi, alcuni studiosi, Godel, Engler, lo stesso De Mauro, si misero a lavorare sui manoscritti di Saussure, sui quaderni degli allievi, e arrivarono a ricostruire Saussure par lui-même, come fu detto, no? Cioè non attraverso le semplificazioni degli allievi. E si è smantellata la cosiddetta vulgata saussuriana. Nel mondo anglosassone questa scoperta non è mai passata. Chomsky, che poi è stato il grande punto di riferimento, ma soprattutto del mondo di lingua inglese, ma non solo di esso, è fermo a un'idea, come dire, da primo anno di Saussure. No? Adesso senza, con tutto il rispetto per un grandissimo studioso e persona straordinaria, no? Però non ha la minima idea di che. E questo purtroppo nel mondo di lingua, sai com'è poi il mondo di lingua inglese, che poi, no, esiste, no? Ci sono dei movimenti che poi, no, sono travolgenti e vige poi un unitarismo. Però ti volevo segnalare un caso curioso, perché è poco noto. Negli anni 20-30 c'è stato proprio in Inghilterra un grandissimo dimenticato linguista che si chiamava Alan Gardiner. Questo Gardiner è un nome noto agli egittologi essenzialmente, perché lui è stato un grande studioso di cose egizie. Siccome era ricco di famiglia, non aveva neanche il problema di mantenersi agli studi e quindi poteva fare quello che gli pareva. E collaborava con la London School of Economics, dove incontrava personaggi straordinari come Malinowski, no, come fior di studiosi, no, la Londra degli anni 20-30 era un ambiente straordinario. Bene, Gardiner conosceva Croce, come lo conosceva Zapir. Zapir, come sapete, vive negli Stati Uniti, ma è che lui tedesco di origine, no? Come dice il nome stesso. Quindi negli anni 20 Croce non era sconosciuto, e tutti e due questi studiosi vedono in Croce un autore che ha insistito, diciamo, sul valutare la natura del linguaggio come fatto vivente, no? Come, no? Esattamente nella chiave che tu hai detto, ma sono veramente delle rare aves, no? Se posso fare un plaidoyer, Gardiner è un autore che vale la pena conoscere, straordinario, era molto amico del ben più noto Karl Bühler, l'autore della Sprachtheorie del 1934, che è un autore che ha avuto una grande rinomanza internazionale. Gardiner è poco conosciuto, ma il suo libro The Theory of Speech and Language, vi assicuro che è un libro straordinario del 1932 e che varrebbe assolutamente la pena di conoscere. C'è per esempio tutta una visione pragmatica del linguaggio, tu sai quando la pragmatica apra al momento individuale, di assoluta modernità. Cioè, se dovessi, per dire, scegliere fra il Austin e Gardiner, anche Gardiner usa la nozione di act of speech, non avrei proprio dubbi nel preferire il primo, perché c'è una ricchezza di argomentazione che in Austin e in Searle assolutamente non si trova. Quindi anche il mondo anglosassone è un mondo poi davvero molto molto interessante, insomma. Poi devo dire, questo Gardiner, se posso così concludere con una battuta, insomma, secondo me era un uomo di una simpatia straordinaria. Cioè, una mia alunna che se l'era studiato per la tesi di dottorato anni fa aveva trovato una sua fotografia. Ma sapete quei gentiluomini inglesi di una volta, no? Proprio pieni di garbo, di cultura, di tolleranza, no? Cioè, poi siamo negli anni 30, anni terribili, insomma, che ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto conoscerla.
sono altre domande? Wolfgang. Approfitto che non ci sono altre domande a portare piuttosto una testimonianza. Il nucleo della lezione naturalmente era il problema filosofico, ma ho trovato anche interessante ciò che ha portato nella lunga introduzione, questo riferimento alla storia e ciò che è stato cambiato, anche il fatto che questa tradizione di università ormai possiamo considerare finita. E chi ha studiato negli anni 80 all'Università di Vienna ha potuto vivere ancora questa vecchia università, ancora col vecchio regolamento, e c'era anche, adesso lo dico provocatoriamente, l'indogermanista Manfred Meyerhofer, che subito ci ha spiegato che la indogermanistica non ha niente a che fare con le follie del nazismo, ma semplicemente dall'estensione delle lingue dal punto più orientale a quello più occidentale. E lui era uno di quei studiosi che hanno studiato, come lei ben sa, la storia di queste lingue, e autore del grande dizionario etimologico delle lingue iraniane, e noi giovani studenti di filosofia, che potevamo seguire anche la sua introduzione al sanscrito, non sapevamo niente di Croce, non conoscevamo anche ancora i grandi autori della linguistica, però eravamo già scettici. Croce avrebbe dato una risposta al nostro scetticismo, perché non ci convincevano a certe cose. Questo modo di studiare, questa possibilità di studiare in modo autonomo, che oggi sinceramente non è più possibile con questi crediti, eccetera, ha dato anche la possibilità di spaziare in altri campi, di studiare altre lingue, di capire anche il problema, lì siamo nuovamente da Croce, ma che cosa sono queste descrizioni delle grammatiche, o quelle che noi dal punto di vista occidentale consideriamo una grammatica, se poi entriamo in un'altra lingua come il cinese, che reggono queste categorie? E così la storia va avanti, vanno avanti anche altre mode, compaiono gli studi interculturali, che da un certo punto di vista hanno dimenticato tutto ciò che questi classici già hanno rilevato. Dalla filosofia interculturale, fino alla, per menzionare un altro esempio, la germanistica interculturale, no? Come un francese legge la letteratura tedesca, come un italiano legge la letteratura in tedesco, ma anche come un tedesco legge la letteratura austriaca. Un tedesco è capace di leggere Ingeborg Bachmann? È capace di comprendere Ingeborg Bachmann? Bellissima osservazione, condivido credo profondamente. Anch'io così faccio due commenti. Sai, tu hai detto molto bene, gli studi interculturali sembrano questa grande novità, però negli anni di cui ho parlato, cioè negli anni 70, 80 e l'Ottocento, nascono le grandi riviste di comparatistica, no? È un fenomeno internazionale, no? E che forma studiosi i quali, studiando la letteratura tedesca, la letteratura francese, la letteratura italiana, ritengono e sanno di far parte di una grande intercultura, no? In cui il problema, pensa a Curtius, no? Pensa a Ernst Curtius, no? In cui c'è una rete di motivi che corre
attraverso tutta la letteratura europea, no? Per cui l'approccio non può che essere comparativo, internazionale, interculturale. È completamente vero, di questo si è stranamente, non so se è persa la memoria, ma perché è chiaro che anche gli studi interculturali, come i cultural studies, nascono in periodo postcoloniale soprattutto, no? E questo chiaramente sposta il baricentro verso culture altre, verso altri mondi, no? Questo va tenuto presente. Però certo è un po' ingiusto fare finta che non ci sia mai stato questa stagione anche veramente molto bella della cultura europea di cui tu hai parlato, no? A me, raccontavo appunto ai miei alunni a Roma giorni fa, colpiscono molto queste corrispondenze esempio fra Croce e Fossler, fra Schuchart e D'Ovidio, degli anni della guerra, no? Della prima guerra mondiale, no? Perché questi uomini avevano praticato fra di loro una rete di scambio di informazioni, di esperienze, loro si sentivano veramente, neppure ciascuno radicato nella sua realtà, come partecipi di una cultura europea. Questo è veramente impressionante, anche quasi commovente, insomma, no? Cioè di un comune portare, contribuire a un patrimonio che in qualche modo è comune, pur se articolato in diverse tradizioni nazionali. Quando arriva la guerra, la grande guerra, questo va in frantumi. No, è abbastanza impressionante se leggete i carteggi di queste persone. Dico una cosa curiosa. Croce era intimo del Fossler, erano amici, le famiglie si conoscevano, questo veniva a Napoli, c'era proprio un... e corrispondevano in italiano, non perché Croce non conoscesse il tedesco, che lo conosceva benissimo, ma perché Fossler aveva la moglie italiana e quindi dominava perfettamente l'italiano. Se arriva il momento della guerra, Fossler smette di scrivere in italiano e comincia a scrivere in tedesco, no? E tra i due amici cala un grande imbarazzo, no? Perché, questo è interessante, questi due uomini che pure facevano parte di una stessa cultura capiscono che c'è qualcosa di terribile che li divide, no? Croce c'ha una pagina splendida in cui dice la guerra è una cosa orrenda, lui non l'avrebbe voluta, però nel momento in cui c'è ognuno deve stare dalla sua parte. Questo è quello che è chiaro sia a lui sia a Fossler. Schuchart rompe praticamente con D'Ovidio, che gli era carissimo, esattamente per lo stesso motivo. E solo dopo la guerra, con grande fatica, si riavvicinano. Croce e Fossler diranno, ma chi se ne frega, cioè, passata per fortuna questa tragedia, ritroviamo questo, no? Questo filone. No? Come una parentesi, esattamente, no? Quindi no, devo dire questo periodo storico che tu hai evocato, no? E che in un certo modo è quello anche della vecchia università, insomma, no? È un periodo storico che ha avuto i suoi limiti, ma ha avuto anche dei momenti davvero grandi, molto importanti. Quanto alla questione, se mi si permette un ultimo commento sulla decadenza del modello humboldtiano, è di questi giorni una polemica molto diffusa sulla scarsa attenzione che i progetti dei filosofi hanno avuto in questa lotteria, diciamo così, dei progetti di ricerca di interesse nazionale. Non un solo progetto filosofico è stato accettato. E cioè, il dibattito è aperto sulle cause di questo fatto, molto anche acceso, no? E io mi sono fatto un'idea, che oggi quest'idea humboldtiana della solitudine, della necessaria solitudine dello studioso, che è centrale per dare profondità al lavoro, non è più tollerata. Cioè lo studioso deve essere in rete con altri studiosi intorno a un progetto di impatto. Cioè nessuno ce lo dirà esplicitamente, però ce lo faranno capire coi fatti, no? Cioè progetti strettamente filosofici molto difficilmente andranno avanti, no? Bisognerà che i filosofi si abituino a contaminarsi con discipline tecnologiche, scientifiche, che abbiano conseguenze utili. Ora questo può essere anche interessante, non dico di no e non dico neanche che non ce ne sia bisogno, no? Per carità di Dio, no? Pensate
quanti problemi, l'ambiente, no? Pensate, l'ambiente chiaramente è un problema che pone anche un sacco di problemi filosofici, di etica, no? Però certamente è la fine di un'era, insomma, no? È la fine di un'era, perché naturalmente questo significa che non è più autosufficiente, diciamo così, la figura dello studioso, no? E che è accettata solo in quanto si sottomette a questo tipo di strumentazione. Ripeto, può darsi che sia anche giusto così, ma insomma qualche problema ce lo mette sotto gli occhi, insomma. È la stagione dello pseudoconcetto, evidente, cioè della filosofia applicata, come dici, ma certamente non autosufficiente. Secondo me lui non se l'era immaginata così, però. No, direi di no, pur non essendo un accademico. Bene, direi possiamo fermarci qui per questa sera. Domani mattina alle 10 riprendiamo con la seconda parte, che è appunto più vicino a noi, perché parte da Antonino Pagliaro, se ben mi ricordo, certo, Mauro, sì, sì. Dal maestro, cioè di De Mauro, poi Tullio De Mauro, e gli inizi, ovviamente, della filosofia del linguaggio. Grazie mille. Grazie a voi.